Allo stadio Colangelo finisce 6-0 tra Pescara e Penne, tris di Lescano e reti di Colai, Chiarella e Blenuta. Aristide Colai in campo dal primo minuto, Colombo passa al 4-3-2-1 con l'ex Alessandre Chiarella dietro a Lescano. Mediana giovanissima, Daloia regista con Meic e Germinario, mentre in difesa Ijanes e Pellacani centrali con Cancellotti e Milani ai lati. Tra i pali c'è Plizzari. Cancellotti viene messo giù in area dal dischetto Lescano, sblocca il risultato, l'ex Entel realizzerà anche il secondo e il terzo gol. Staffetta per i centrali difensivi, dopo 30 minuti Veroli per Pellacani che nella ripresa rientrerà per Ijanes. Colai su assist di Lescano realizza il suo primo gol a Pescara, Chiarella su punizione firma il 5-0. Poi nell'ultimo quarto d'ora Colombo cambia tutti tranne Germinario e centrali difensivi. La novità è Mora trequartista a supporto di Cuppone e Blanuta con Kraja regista. C'è tempo per applaudire il giovane Blanuta che di testa firma il 6-0. Il commento del presidente Daniele Sebastiani. Ma intanto i complimenti all'amministrazione comunale di Penne perché ha ridato vita a uno stadio storico e un campo che meritava di essere rivitalizzato. Quindi complimenti a loro. Poi sicuramente un buon allenamento oggi, domani ce ne sarà un altro, quindi il mister ha fatto giocare un po' tutti. E comunque dai, bene. Nonostante solo ieri il primo allenamento di Colai, si sono viste già belle giocate, eh? Beh, Colai è un giocatore che ci dovrebbe dare lì davanti una qualità importante. Si è visto che c'ha qualità. È chiaro che è un ragazzo che non aveva fatto non credo che abbia fatto la preparazione come gli altri compagni, quindi dobbiamo aspettarlo un pochettino, però per fortuna c'è tempo. Chiedo presidente, quanto è stata difficile la trattativa per Aristide Colai? Quanto è stato difficile strapparlo anche alla concorrenza della Serie B? Ma il giocatore devo dire che ha dato subito grande disponibilità. Pescara, lo sapete tutti, Pescara è una piazza che comunque ha un suo appeal, quindi anche se purtroppo in questo momento siamo in Serie C, però Pescara è sempre una piazza ambita dai giocatori, sanno che ci sono belle strutture, che si può lavorare bene, quindi è venuto molto molto volentieri e a noi ci ha fatto molto piacere. Il ruolo dove magari potrebbe arrivare quest'anno la ciliegina? L'anno scorso arrivò Rauti l'ultima ora di mercato. Dipende da quello che capiterà. Se sono giocatori bravi possono essere in qualsiasi ruolo, perché se c'hai l'opportunità di fare un giocatore bravo, il giocatore bravo accresce la qualità e fa sempre piacere averlo. Tra questi potrebbe esserci Brosco. A Brosco lo conosciamo bene, sappiamo che è un giocatore di sicuramente di categoria superiore, però noi adesso obiettivamente lì dietro siamo più che completi, soprattutto abbiamo giocatori molto bravi, perché Ingrosso, Boben, Pellacane, Ilanes, Veroli, cioè, non credo che tutte le squadre ci abbiano quei giocatori lì.